siamo con Marta Pasinato, Film CISL, siamo alle due ore di sciopero indette alla Euromac di Villanova Monferrato, dove sono stati annunciati dalla proprietà 9 licenziamenti. Marta, che cosa sta succedendo? Cosa succede in questa azienda? Allora, siamo qui oggi all'Euromac, sono stati previsti entro la fine di agosto 9 licenziamenti per due reparti, il reparto di verniciatura e il reparto dell'officina. L'azienda sostiene di non avere più la sostenibilità economica per poter rinnovare i due reparti e concedere ai lavoratori di continuare a svolgere la loro attività produttiva. Hanno deciso quindi di chiudere i due reparti e licenziare direttamente i 9 lavoratori coinvolti. Questa cosa non è accettabile, siamo in trattativa con l'azienda per cercare di dare una nuova collocazione a questi lavoratori coinvolti nel licenziamento. La trattativa è ancora aperta, è una fase critica, cercheremo quanto prima di dare nuovi risvolti a questa vicenda. Con Alberto Pastorello di Wilm, Alberto, quali sono i margini della trattativa di una realtà aziendale che si era recentemente proprio insediata in questo sito e pare ampliata, ecco? Sì, infatti la cosa assurda è che nei scorsi mesi hanno assunto alcuni lavoratori, pare 6-7 lavoratori a termine, e non si capisce adesso perché dopo aver assunto 7 persone e diciamo così i vecchi tra virgolette di stabilimento vengono lasciati a casa. Questo non è un atteggiamento che non possiamo più essere tollerato, ecco. Patrizia Latina, FIOM CGL, qual è l'obiettivo delle organizzazioni sindacati nella trattativa con la dirigenza e la proprietà di Euromac? Allora, l'obiettivo è la ricollocazione di tutti e 9 i lavoratori degli altri reparti in Euromac, anche attraverso una formazione specifica, ma l'obiettivo è quello. È un obiettivo che pare però in questa fase ancora piuttosto lontano dall'essere raggiunto. Diciamo che dall'esame congiunto che c'è stato in Confindustria piuttosto che in altri incontri è emersa una situazione, diciamo, molto distante da quello che noi chiediamo. Siamo in trattativa, il 22 maggio ci sarà il prossimo incontro dove appunto decideremo, insomma, come proseguire. Oggi siamo qua proprio per questo motivo, perché l'azienda non si è aperta a più di tanto, ecco, su quello che noi chiediamo. Noi che crediamo che tagliare l'occupazione con diciamo sacrificando le risorse umane sia veramente molto pericoloso per non fare investimenti, ecco.